Benvenuti in un nuovo video. È davvero da tantissimo tempo che non giro un nuovo video. Sono secondo me un mesetto che non mi siedo e registro, infatti mi vedo strana, ma vabbè. Non ci fate caso se vedete un po' antiriflesso della luce che, da come avete potuto vedere, ho cambiato di nuovo postazione perché nei pressi della cucina non potevo, c'erano i miei e quindi ho deciso di girarlo in cameretta. Quindi mi scuso per la luminosità e tutto. Io inizierei subito perché ho veramente la scatola che sta esplodendo. Cioè, mai come stavolta, ho paura di far cadere tutto. Cioè, è pienissima, è fino a sopra. Oh mio Dio! Allora, quindi io inizierei davvero subito, subito, subito. Come primo prodotto che ho finito è questo qui, Oatmeal Pure Protein Nutchoc. Allora, su questo prodotto c'è stato amore ed odio. Ho sentito un po' di pareri su Instagram e molti di voi mi avete confermato che i pancake rimangono asciutti, quindi non è solo a me, tipo asciutti bagnaticci. No, quindi non mi ha fatto impazzire. Ah sì, starete vedendo anche le unghie, ho fatto le unghie, cosa strana, ma dettagli. Sembra strano, infatti, questo video è un po' strano. Quindi questa qui, io per consumarla lo utilizzavo insieme a questa qui, della Max Protein, no scusate, della My Protein, che è Max Protein, no, ho detto bene, della Max Protein, ed è la Good Morning Instant Oatmeal gusto brownie. Eccola qui, questa qui è la mia preferita, proprio il marchio, è davvero buona questa farina d'avena, io l'adoro, ed è da 1,5 kg, invece questa qui, non dico che è un bocciato, ma non è neanche un preferito, quindi sta nel mio, però se le mixate potete utilizzarle, perché comunque questa qui, se mi sbaglio, ha un prezzo inferiore rispetto a questa, però questa è molto più buona, io l'adoro, infatti sto provando quella Red Velvet. Anticipazione è una bontà. Poi andando avanti, ho finito questa pasta della Barilla ed è integrale i tortiglioni. Questa pasta è qualcosa di eccezionale. Allora, io adoro le farfalle e quindi oltre alle farfalle ho voluto prendere queste qui e mi piace davvero tanto tanto tanto. Allora, sto provando, non so se sta qua dentro, anche la pasta quella là dell'Eurospin, però sinceramente non mi fa impazzire quanto questa. È buona, però non mi fa impazzire. Infatti, preferisco questa qui, è molto più buona. Quella là dell'Eurospin, perché non so se l'ho messa, ma se non mi sbaglio non l'ho messa. Quella là dell'Eurospin è buona, però si sente molto di più, è molto più fibrosa. Invece questa qui è delicata e l'adoro. Questa è buonissima, quindi approvata. Poi per la colazione, ma anche no, però chi mi conosce sa che io di solito mangio a colazione questo prodotto qui, ed è filone a fette con farina di segale. Cioè, io adoro marchio Tremulini. Allora, praticamente poso qui un attimo. Praticamente questo prodotto io sono andata all'Eurospin, essendo che il pane di Camut costa un pochino, sta quasi sulle 2 euro, 1,80 euro. Stavo cercando qualcosa di un pochino più economico, però comunque con dei buoni macros. Ho visto quelli là cereali di soia normale, ma non mi è piaciuto. Cioè, proprio come tabella nutrizionale non mi è piaciuto e quindi non l'ho presa. Però neanche come ingredienti. Quindi sono andata su questo qui che costa 80 centesimi o 90 centesimi. Comunque non supera l'euro. E me ne sono, oddio, e me ne sono innamorata. Cioè, è qualcosa di eccezionale, rimane morbidissimo. Se lo prendete vi consiglio di tostarlo al forno, però tipo 2-3 minuti, giusto per dare quella croccantezza, però deve rimanere morbido, perché la morte sua è morbido. E io ve lo consiglio, quindi se lo trovate acquistatelo perché è buonissimo. Cioè, è qualcosa di eccezionale, spero di non fare un macello a terra. E nulla, mi vedo strana, non so perché, mi vedo anche con i capelli un pochino più lunghi e non mi trovo, quindi sembra un po' la Madonna addolorata, ma vabbè. Poi sempre dell'Eurospin ho voluto inserire questi qui, foglia verde, ed è l'insalata che io adoro, che ho sbagliato anche ad aprire, brava Giulia, complimenti. Foglia verde, eccola qui, questa qui è quella là tipo iceberg, proprio iceberg si chiama, così, non mi ricordo. Comunque quella là bianca, il cuore dell'insalata, iceberg, se mi sbaglio, no?
Ah, devi sapere, oddio, lapsus. Comunque, questa qui, oh, mi piace davvero tanto e quindi l'acquisto spesso. Vi dico un consiglio. Quando prendete queste buste qui, anche se dicono che sono già sciacquate, lavate tutto, sciacquatele. Proprio un consiglio personale, sciacquatele sempre. Poi passiamo alle barrette, che in questa qui vi lascio proprio il video, però vi dico che mi è piaciuta. Ed è della Prozis Energy in Cake, ed è a gusto cioccolato. Eccola qui. Questa qui è qualcosa di eccezionale, ma vi lascio al video perché merita. Sono sincera, mi scoccio di mettermi a cucinare perché poi devo lavare tutto io, quindi mi scoccio, e essendo che stamattina ho camminato un botto e stasera ballando e poi camminando camminerò un botto, vado di questa barretta, vi lascio dopo tutto. Questa non l'ho mai assaggiata, allora sono 100 grammi, ha un botto di grassi, però è buono, cioè è buona, qua sembra biscotto, poi ha lo stesso odore della Fiesta, cioè io amo. Con il latte. No vabbè. Ciao. Allora, cioè guardate come l'ho tirata proprio fuori. Cioè, cioccolato spessissimo. Amore. A prima vista. Poi andiamo con Organic Peanut Butter. Allora, con questo burro d'arachidi c'è stato un po' amore e odio, perché lo faccio vedere questo qui. Allora, essendo che io sono abituata a quell'altro lì nella confezione, che colore? Comunque quello là proprio normale di Prozis, sempre nella confezione così, no? Quello là bianco, e quello là teneva un gusto un pochino più salato, un pochino più dolce, un po' normale. Questo qui invece, essendo che è comunque biologico, organico, ha quella punta in più di amaro, di arachide amaro, e devo dire la verità che all'inizio questa cosa, infatti lo disse anche su Instagram, che non mi entusiasmava tanto, però provandolo giorno dopo giorno, mattine dopo mattine, giorni seguenti, me ne sono innamorata. Infatti appena rifarò l'ordine prenderò la confezione grande, perché mi è piaciuto davvero tanto, perché alla fine proprio essendo che marmellata e Philadelphia insieme comunque sono cose comunque dove è dolce, questo qui che era quella punta un pochino più amara, più si spezzava davvero da Dio, e adoro, infatti lo riacquisterò perché mi ha rapito il cuore, quindi all'inizio odio ma alla fine è puro amore. Scusami se ho dubitato di te. Quindi promosso. Poi. Allora, io vi dico solo una cosa. Mi sono presa la sedia perché così ho detto tutte le cose le metto sulla sedia, così non faccio rumore nel video, e alla fine ho fatto lo scatolo sulla sedia e i prodotti a terra. Ma dettagli. Andiamo con un altro. Io sto pescando proprio così a random. Andiamo con un'altra barrettina che è un biscotto, zero cookie, io come sempre vi lascio le foto con tutti i macros e tutto, zero cookie double chocolate, eccolo qui, oh. Per chi mi segue su Instagram ha visto che ho fatto un mini ordine, mi raccomando seguitemi, quindi seguitemi lì, perché quando faccio dei mini spacchettamenti ve li faccio lì, no, su YouTube, tipo ho fatto un ordine di Prozis con 5-6 prodottini e ve l'ho fatti vedere là. E quindi ho preso altri biscotti di questo, e comunque alla fine questo qui è lo stesso biscotto delle barrette di 35 grammi, solo che è 60 grammi. Questo qui è doppio cioccolato e a me ha fatto impazzire. Poi, oddio, un altro pane che mi è piaciuto tanto, però mi devo stare attenta perché sono le briciole dentro, è questo qui che ve l'ho fatto vedere anche in un vlog, se non sbaglio, dell'Auchan ai cereali. Questo qui anche esso costa 80 centesimi, e questo qui 8 cereali di soia, e mi è piaciuto davvero tanto sia come ingredienti che come tabella nutrizionale e poi anche il prezzo, quindi davvero ottimo. Infatti appena andrò lo riacquisterò perché lo amo. Poi
Cioè, prendete io che io comunque ogni mattina faccio sempre questa colazione. Infatti, chi mi segue su Instagram mi sta incominciando ad odiare. Cioè, tra poco mi trovo una diminuzione di follower perché faccio sempre la stessa colazione, ma perché la amo troppo. Quindi, questo qui promossissimo. Se andate all'Ocean, all'Ocean, come si dice, prendetelo. Vabbè, poi se andate da Eurospin. Sì, lo so, io non posso tradire Eurospin, però Eurospin, tu mi porti sempre le stesse cose, io posso mi mangiare sempre le stesse cose? No. Allora, vi consiglio all'Eurospin questi crostini alla soia, prodotto italiano. Eccolo qui. Sono dei crostini alla soia, sono davvero ingredienti buoni, ottimi valori, veramente sono qualcosa di eccezionale. E questi qui, sto vedendo se c'era anche dietro, invece no, sono 6 porzioni, che a noi si chiamano le freselle, ma questo dice che sono crostini, passiamoli per crostini. Poi dietro, vabbè, vi dice come, col tonno, caprese, queste cose così. Praticamente vi stavo dicendo, ho provato sia queste qui, io prima tipo un annetto fa le mangiavo sempre, poi un periodo di tempo non le ho prese più perché in mente a me facevano ingrassare, ma quando? Comunque vabbè, i miei pensieri di tanto tempo fa, ma adesso che le ho riscoperte sono veramente, mi salvano la vita, perché io di solito la sera non ho mai voglia di cucinare, quindi qualcosa di veloce, questo col tonno oppure pomodoro e mozzarella, fantastico. E di queste qui c'è anche la versione integrale che ho finito, però mi sono dimenticata, poi mi sono dimenticata di dire a mia mamma l'ha buttato e quindi ciao. Comunque di questa versione qui c'è anche integrale che vi consiglio perché è davvero buono, anche quella integrale, quindi... Ah, ma siamo degli sgoccioli, cioè è perché la roba è ingombrava, menneccia voi. E tra l'altro oggi è 3 marzo, quindi siamo in ritardo. Meno male che in questi giorni non ho finito niente. Ho finito questa barrettina 0 bar peanut butter ed è questa qua, gli arachidi. L'ho riacquistata, se non sbaglio, nell'ordine che ho fatto recentemente. E questa qui io la amo, veramente la amo, ed è 40 grammi. Sono praticamente come le melty, solo che le melty sono 60 grammi, invece queste sono 40. Però sono davvero, davvero, davvero buone. Poi c'è un minuto di silenzio per lei. Io di queste qua ho finito una di questa e due quelle là a biscotto, che quelle là sono il paradiso. Oddio, mi sta venendo voglia di fare colazione, ma quando viene domani? Sono appena le 8:30. Comunque mi devo anche muovere perché devo uscire. Sono le Choco Butter più Whey Protein, più Whey Protein Almond Coconut. Mamma mia, questa qui è qualcosa di fantastico. Cioè, l'ho pulita proprio per bene. Questa qui la amo, quindi se acquistate su Prozis dovete prenderla perché è qualcosa di eccezionale. Sono una droga, sono veramente una droga. Poi ultimi due prodottini. Prodottini. Allora, ho finito la Choco Butter più Whey Protein gusto Nut Choco. Eccola qui. Questa qui è proprio piccolina. Questa è 200 grammi. E questa invece è 250. Allora, sinceramente... Questa qui non mi ha fatto impazzire. Allora, puzza, puzza. Allora, praticamente questo prodottino qui sembra che voi aprite, appena aperto, lo rimanete nel mobile. Dopo un mese andate a prendere e fate: oh, ho dimenticato questa parte nel mobile. E fa schifo. È uguale. Cioè, sinceramente, è troppo chimico. Cioè, nel senso, non si sente quel cioccolato, ok? Voi dite, ma che pretendi da sta cosa? Vabbè, però comunque, una piccola parte. Invece no, non mi è proprio piaciuta. Preferisco le bianche, sono qualcosa di eccezionale. Poi, ultimo prodottino. Ultimo prodottino è questa qui a yogurt. Questa non mi ricordo. Però anche di questo ho il video, sì, anche di questo ho il video. E quindi vi lascio questa, però se non mi sbaglio mi è piaciuta. Però se devo dirla tutta, tra le tre preferisco quella là che vi ho fatto vedere prima al cioccolato. Però anche questa è buona. Andiamo con l'assaggio. Buonissima. Sembra tipo cioccolato bianco.
Io questa gli do un voto 10. Adoro. Sono troppo buone. Consigliatissimo. Prodottini finiti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un pollice in su, scrivetemi giù nei commenti quello che volete. Se volete consigliarmi qualche prodottino della Prozis, scrivetemelo giù così nel prossimo ordine l'acquisterò, lo proverò e vi farò sapere. Nulla, seguitemi su Instagram e niente. Io spero quindi che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!